serve un account moddato, hai bisogno di soldi, vuoi un'aggiunta dell'Axo o vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi, abbiamo i prezzi più bassi in Italia. Ragazzi, iscrivetevi a tutti i canali Telegram, abbiamo anche Twitch e Instagram. Link qui sotto in descrizione e adesso al nuovo video. Bentornati raga, qua è XsaviX che vi parla ragazzi. Oggi vi faccio conoscere un mio vecchio account che ho portato su Next Gen ragazzi. Allora, unico metodo per scambiare in questo momento è ragazzi quello della base operativa. Quindi iniziamo con i glitch e vi elenco i requisiti ragazzi. Quindi CEO da 1 milione regà, con almeno il piano B1, e all'interno dovrebbe esserci il nostro Festival Bus. Dopodiché ci serve la base operativa ragazzi, deve essere piena di veicoli perché dovremo fare la sostituzione, quindi riempitela di LG. Dopodiché dovremo avere un amico che ci dia una mano, che possiede un veicolo tipo la Issi o quello del CEO ragazzi, in modo che ci potrà ribaltare con la macchina. Quindi a questo punto regà ci richiediamo il nostro Festival Bus dal piano 1 del nostro CEO ragazzi. Una volta che è arrivato il Festival Bus dovremo cercare di farlo rientrare nel piano B1 ragazzi, come vedete adesso in clip. Quindi raga, a questo punto cosa facciamo? Facciamo andare un nostro amico in un lavoro da titano, può anche essere nella nostra sessione, va bene lo stesso. E quando siamo in questa schermata ci facciamo invitare tramite il menu XboX raga. A questo punto, quando abbiamo questa schermata, il nostro amico dovrà quittare il lavoro da titano. Quando il nostro amico ha quittato ragazzi, noi premiamo A, accettiamo il secondo messaggio di attenzione e il risultato sarà che rispawniamo ragazzi in lobby in OTR raga. Quindi ce ne accorgiamo perché se noi tiriamo fuori le armi ce le mette via all'istante, e se noi proviamo a correre non possiamo correre. Quindi se vi siete buggati in questa maniera avete fatto tutto nella maniera corretta. Quindi cosa dobbiamo fare raga? Prendiamo un veicolo di un civile e ci dirigiamo alla nostra base operativa. Ne approfitto ragazzi, lasciate un like, lasciate un commento, supportate XsaviX e iscrivetevi raga, perché ho notato che un sacco di gente guarda i miei video e non si è iscritta. Torniamo col glitch, apriamo il menu interazione, se no ci fa entrare dentro la base ragazzi, e mettiamo il veicolo in questa maniera sul puntino giallo girato in maniera orizzontale, in modo che il nostro amico quando ci dovrà ribaltare sarà più comodo ragazzi. A questo punto dovete chiudere il motorcycle e schiacciare A una volta, il risultato sarà questo ragazzi, la base operativa è piena, perfetto. In questa schermata il nostro amico ci dovrà ribaltare, dovrà mettere la macchina al contrario, ok ragazzi, dovrà essere ribaltata come vedete ora in clip in alto a destra. Quindi ragazzi, una volta che l'amico ci ha ribaltato e siamo effettivamente con le ruote all'aria, possiamo cliccare una volta A e dovremo vederci ribaltati dentro la macchina. A questo punto ci possiamo pure suicidare col menu interazione e una volta che spawniamo ragazzi gli diciamo al nostro amico di prendere la macchina o comunque sia il mezzo che ci vuole regalare e di metterlo preciso sul cerchietto giallo della base operativa ragazzi. A questo punto, una volta che il nostro amico ha messo la macchina sul cerchietto giallo, regà, saliamo sulla macchina, clicchiamo A, accettiamo il messaggio e sbadabam regà, avremo preso la macchina nuova ragazzi. Allora, ora per salvare effettivamente la macchina dovete fare la sostituzione, per quello vi ho detto, mi raccomando ragazzi, la base operativa deve essere piena. Quindi una volta all'interno fate la sostituzione, quindi sovrascrivete la macchina che avete appena preso con una LG del cavolo da buttare via e avrete salvato il veicolo, ragazzi. Vi ricordo, potete scambiare massimo 6 o 7 veicoli, che sono i posti della base operativa. Dopodiché, raga, dovete chiudere il gioco e riavviare il gioco se volete sbaggarvi, perché l'OTR, anche se cambiate sessione, non si sbagga, ok? L'unico modo per sbaggare l'OTR, bisogna riavviare il gioco. Io spero che i miei video vi piacciono, raga, lasciate un like, lasciate un commento, supportate XsaviX e sbada bam, raga, al nuovo video. Buona visione.